un chilometro in 55.433 secondi, una media di 64.943 chilometri orari. Questo è il record mondiale del chilometro con partenza da fermo che l'olandese Jeffrey Hoogland è riuscito a fare lo scorso anno novembre in Messico. E io oggi proverò a batterlo. Il chilometro con partenza da fermo è una specialità del ciclismo su pista molto semplice. Si parte a tutta e a metà si accelera. È uno sforzo disumano, terribile. Pensate che Jeffrey Hoogland, dopo la sua prova, ha vomitato e ha avuto bisogno anche di ossigeno per riprendersi, una roba assurda. Se andiamo a vedere il grafico della sua prova, notiamo che l'olandese ha raggiunto quasi 75 km orari dopo soli 500 metri e il picco di velocità massimo è stato di 78 km orari. Allora, oggi io non sono dentro un velodromo, non sono in altura, non ho il body, non ho il casco aero, non ho la ruota lenticolare e soprattutto non ho i coscioni di Johnny Hoogland. E per provare a battere quel tempo devo avere qualche piccolo vantaggio. In questo caso ho scelto un chilometro di strada che scende leggermente, un falso piano a scendere che dovrebbe favorirmi. Il vento è leggerissimamente contrario, ma è molto leggero, quindi ci sono le condizioni ideali per provare a battere il tempo di Jeffrey Hoogland. Non avendo a disposizione il classico blocco di partenza che utilizzano solitamente gli atleti, sto usufruendo del Done, il Done che è colui che viene spesso ad aiutarci a realizzare i video quando c'è da guidare i bike cargo, la moto, insomma il nostro aiutante ufficiale. Done, tutto io sono pronto. Ok, perfetto. Pronto? Devo concentrarmi un attimo. Allora, tempo 1:12, sono leggerissimamente lontano dal tempo di Jeffrey Hoogland. Allora, sicuramente due fattori hanno inciso. Uno, mi sono scaldato poco, ho fatto poco riscaldamento, fondamentale per una prova del genere. Numero due, c'è quel vento in faccia che non è fortissimo ma comunque disturba molto. Sicuramente due fattori che non mi hanno aiutato a fare un buon tempo. Comunque, questa è andata male, bisogna dare un upgrade a quello che riguarda gli aiuti, a quello che riguarda i vantaggi che devo avere nei confronti di Jeffrey. Quindi la prossima prova sarà sullo stesso tracciato, interamente dietro moto. Vediamo se vedi ancora Jeffrey Hoogland. Comunque, analizzando i dati, adesso che ho ripreso fiato, 518 watt medi per un chilometro, velocità, allora, potenza massima 1000 e velocità media 50.35, giusto quei 14 km orari in meno rispetto a Jeffrey. Proprio inerzia. Adesso dietro moto, dai. Allora, seconda prova, questa volta utilizzeremo la moto del Done. Mi raccomando, regolare, non strappare, diciamo, cercare di tenere l'andatura, non so, è difficile tenere ai 64 all'ora come ha fatto Johnny Jeffrey, però ci proviamo. Sono nelle tue mani. Dovrò fare un leggerissimo principio di surplus per partire, perché nessuno mi può tenere, ovviamente, ma non penso che sarà un problema. Mi raccomando, conta su di me. In progressione, vediamo, non è facile.
3, 2, 1, vai! Anche questo tentativo non è andato a buon fine. Dietro moto ho fatto 1 minuto e 2 secondi, 10 secondi meno rispetto a prima, 57.60 di media, chilometri orari, velocità massima 65.97, potenza media 512 watt, meno rispetto a prima perché ero in scia, e poi abbiamo potenza massima di 1263 watt, quindi più rispetto a prima, perché a un certo punto Done ha accelerato e io quindi ho dovuto incrementare parecchio il mio ritmo per seguirti. Lo tiriamo giù sotto il minuto, sto tempo, no? Lo so, non ci siamo coordinati benissimo, perché a un certo punto ti ho detto di aumentare, tu ci hai messo un po' ad aumentare, poi hai aumentato troppo e mi hai messo un po' in crisi, però è difficile tirare giù ancora tanti secondi. Cioè, ti ricordo che Jeffrey ha fatto 54 secondi. Quindi secondo me l'unico modo per provare a battere questo tempo è sfruttare maggiormente la discesa, quindi dai, partire da più in alto, sfruttare la pendenza e provare. Ci proviamo? Proviamoci, non lo so, la vedo dura lo stesso, però. Ci proviamo? Ci proviamo. Andiamo. Siamo arrivati al terzo disperato tentativo. Sono sincero, non sono salito un po', sono salito parecchio. Farò un vero e proprio tratto di discesa partendo da fermo. Voglio vedere se in questo modo riesco a battere il tempo. Se non lo batto adesso, basta, non ci provo più. Finita, finita così, basta. 'Possibile. Ci ho messo un minuto, cioè un minuto, sono ancora a 5 secondi dal record di Jeffrey Hoagland, ma è possibile stare? Okay. Allora c'è un po' di vento in faccia, ok? Non ho lunghi rapporti, no, dovrei avere almeno un 54, non lo so, capito, però ragazzi, com'è possibile? Un minuto, 60 all'ora di media, non so, una parola ragazzi, aspetta un attimo, devo recuperare, devo ragionare, in teoria mi... vergogna, no? La vergogna, cioè, ma com'è possibile? Allora, questa sfida non aveva nessuna valenza a livello sportivo, è ovvio, era per farvi capire l'entità della performance di Jeffrey Hoagland. Abbiamo sfruttato la discesa, la scia dello scooter, non c'è stato nulla da fare. Ovviamente le condizioni non sono quelle di un velodromo, per carità, sono condizioni completamente diverse, però da qui abbiamo capito quanto bisogna andare forte per metterci 55 secondi a fare un chilometro da fermo.
Comunque ci riproverò la prossima volta, magari con l'aiuto di Giorgione, magari con l'aiuto anche della tecnologia. Metteremo una ruota lenticolare, un casco aero, non lo so, il body, ci inventeremo qualcosa. Però vogliamo provare a battere questo tempo. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like e commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata e alla prossima sfida. Ciao!